Come vedete ragazzi, questa potrebbe essere l'Inter del prossimo anno. Lukaku, Martinez, Eriksen, Brozovic, Alaba, Kanté, Hakimi, Skriniar, De Vrij, Bastoni e Radu. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di partire un doveroso saluto a Samuele 2939, Nicolo Jacobello e Jacobs 16 e anche Stefi Spo 90 che mi hanno seguito su Instagram. Quindi ragazzi, se volete essere salutati nel prossimo episodio o vi abbonate, ovviamente il costo è irrisorio, 0,99, in quel modo ovviamente verrete salutati in tutti gli episodi, come appunto ho fatto per Fluca20, per Zeta Carol, come ho fatto appunto per Pietro e per tanti altri che adesso appariranno qui in sovraimpressione. Però ragazzi, se volete soltanto essere salutati senza aprire il video, basta che mi seguite su Instagram. Fatelo perché è molto importante. Bene, bando alle ciance ragazzi, ho visto che l'episodio scorso vi è piaciuto parecchio. Stiamo parlando dell'Inter 2020-2021, giusto? E queste sono le partite che ci giocheremo oggi. Oggi ci giochiamo Roma-Lazio e Atalanta e concludiamo sostanzialmente questi due mesi. Ce li dobbiamo giocare perché sono dei big match e poi potremo anche andare a simulare il Genoa e il Parma per arrivare già ad ottobre ragazzi. Prima di partire mi avete tutti consigliati di andare ad acquistare uno dei giocatori che secondo voi potrebbe essere e potrebbe entrare a far parte dell'Inter del prossimo anno e che io vorrei assolutamente, penso che tutti gli interisti lo vogliano. Stiamo parlando di N'Golo Kanté. Purtroppo Stensi non lo possiamo riportare perché come vedete hanno deciso di lasciarlo lì e io ragazzi proverò a prendere Kanté. Adesso non so quanti soldi abbiamo, però ci voglio provare ragazzi, ci voglio provare perché è giusto assolutamente così. Adesso non so effettivamente se mi vedete bene, però ragazzi sono ovviamente delle prove che sto andando a fare. Abbiamo un sacco di soldi ragazzi perché abbiamo venduto tantissimi calciatori e io proporrei, ecco qui, un cartellino di 70 milioni per N'Golo Kanté, che ha un 90 però a 30 anni già. Loro ne vogliono 100, noi cerchiamo di scendere, arriviamo magari a 90 e credo che possa andar bene così. Magari vediamo un po' se lo accettano. No ragazzi, niente, vabbè, 100 milioni se ne vanno soltanto per N'Golo Kanté, ma secondo me ragazzi è un ottimo acquisto. Perfetto ragazzi, siamo qui arrivati. Ci giochiamo la partita con la Roma, a breve arriveranno queste benedette mod per quanto riguarda le divise che ancora purtroppo non ho trovato. Abbassiamo un po' gli esterni e lì, perché io li vedo troppo alti fondamentalmente, ecco qua, così li abbassiamo. Rientra in difesa, mentre per quanto riguarda la creazione delle occasioni, gioca largo, però inserisciti alle spalle, perfetto. Nainggolan ragazzi che mi torna alla Roma, veramente qualcosa di fantastico. Partiamo dall'alto di San Siro, questa è Inter-Roma, dobbiamo giocarci il triplete ragazzi, non abbiamo più occasioni per sbagliare. Kanté, Brozovic, Alaba, Hakimi, mamma mia che campagna acquisti dell'Inter che si è fatta un sacco di soldi vendendo N'Golan, Mario, Perisic, Icardi. Abbiamo fatto parecchi soldi ragazzi, attenzione Lukaku subito per Eriksen, l'olandese volante, la palla gira per N'Golo Kanté, ancora Kanté, palla persa da Lautaro Martinez. Abbiamo, cioè, lo scontro fra titani, Nainggolan e Kanté, mamma mia. Palla per Alaba, c'è Brozovic, ancora Epic, palla per Lukaku, il nostro muflone, palla avanti, c'è Brozo, Lukaku, porta in vantaggio l'Inter. Ragazzi vi ricordo che se volete essere salutati nel prossimo video, seguitemi su Instagram o abbonatevi al canale, io ovviamente farò apparire, nel caso in cui vi abboniate, la vostra facciona nel mio video, come avete visto appunto. Per gli altri abbonati segna Lukaku, oppure ragazzi seguitemi su Instagram, mi troverete commentare con tantino basso youtuber, segna Lukaku, gran gol della nostra Inter. Vi ricordo che ovviamente cercheremo di andare a restringere gli episodi perché saranno 3 e poi dobbiamo anche simulare le partite che potrebbero essere facili per la nostra Inter. Dai, Alaba, ancora Alaba, si prende la fascia sinistra, David, ancora David, niente, Lautaro torna dietro per Lukaku, doppietta del muflone!
E ancora Romelo, come mi piace Romelo. Questo è Antonio Conte che esce pazzo per Romelu Lukaku. Hakimi non si è visto, guardate qui che bella azione. Lautaro senza neanche guardare si gira e c'è Romelone Lukaku. Quanti gol sono in Serie A? Fino adesso? Dovrebbero essere due, sono due fatti in questa partita, quindi iniziato adesso. Attenzione, la Roma pericolosa con William Serradu. Radu dimostra finalmente le sue doti di portiere, l'erede divino di Handanovic. Dai ragazzi, Alaba! Vabbè, ogni volta che parlo, William Osè segna il 2-1 per la Roma, ragazzi, stiamo molto attenti qua. Poche colpe, perché le colpe sono prettamente di Alaba, che non ha saltato e fa segnare l'attaccante della Roma. 2-1, stiamo molto attenti. Siamo praticamente alla fine. Kanté, Hakimi, Lamborghini verso il nostro Lukaku. Palla per Brozo, Lautaro, ancora Lautaro, sbaglio io clamorosamente, ma ancora Lautaro in possesso. Bella palla per Brozo, tanta bella non era, ma dovrebbe fischiare a momenti, invece no. Finché non segnano non fischia, attenzione, finisce adesso. 2-1 per l'Inter, ragazzi, un sacco di mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale. Se volete essere stati in un prossimo episodio, seguitemi su Instagram e dovrete contare tutto di nuovo su YouTuber o abbonatevi al canale per apparire anche nel mio video. Adesso andiamo avanti. E ragazzi, come vedete, quella è stata praticamente la prima partita, se non sbaglio. Fatemi vedere un po'. No, non era la prima partita, però era la seconda. No, era la prima partita di Serie A. Quindi Lukaku parte subito col piglio giusto. Infatti è secondo per quanto riguarda il capocannoniere, il nostro Romelu Lukaku. Guardate qui, è già secondo. Offerta per il trasferimento per Upamecano, ragazzi. Sapete cosa c'è per renderle ancora più diciamo più veritiera? Dobbiamo venderlo sto Upamecano, perché non era rientrato mai negli schemi di Conte, cioè non se ne è mai parlato, e quindi cerchiamo di alzare la posta magari a 63 milioni, che ne dite? Perfetto, 63 milioni per Upamecano, e quindi abbiamo bisogno di andare subito a cercare un rinforzo là dietro. Effettivamente, ragazzi, a parte Kumbulla, non ho trovato nessuno che potesse essere accostato all'Inter, e allora me lo prendo, anche se è un overall abbastanza basso. Ragazzi, dobbiamo farla più realistica possibile, quindi è giusto così. Offriamo almeno 5 milioni per Kumbulla e ce lo portiamo a casa, penso, spero. No, ne vogliono... No, la rivendita... Lascia stare. 5-3 va bene? Va bene, 5-3 va bene. Ok, ci portiamo Kumbulla a casa. E direi di partire subito, ragazzi, con l'altra partita. Una partita abbastanza difficile contro la Lazio. La Lazio di Immobile. Ovviamente la squadra non si tocca, li facciamo giocare sempre così. Abbassiamo sempre Alaba e anche Hakimi. L'unica cosa che vorrei... Facciamo giocare sempre Kanté, li facciamo giocare proprio allo stesso modo. Vorrei che, appunto, restasse dietro Kanté. Benissimo. Allora ragazzi, siamo pronti, Lazio-Inter, partita valevole per la seconda giornata di Serie A. Abbiamo fatto praticamente un tour de force, abbiamo avuto Juventus in Supercoppa, Roma e Lazio, e poi dopo neanche un'altra partita avremo l'Atalanta che ci giocheremo sempre in questo modo. Va bene ragazzi, mamma mia, la Lazio com'è partita fortissima, triangolazione con King che ci ha bruciato nel tempo, ragazzi, guardate che bella giocata che hanno fatto, no. Tanta roba, ma chi è quello che ha fatto quel passaggio di tacco mistico? Lo voglio sapere, ragazzi, fatemi vedere. Porto, ragazzi, Porto. Bene. E siamo subito costretti a inseguire, ragazzi. La crisi Inter è dietro l'angolo ogni volta, però siamo appena partiti, quindi non buttiamoci subito a terra. Lukaku, palla in avanti per Christian Eriksen, N'Golo, palla per Lautaro, mamma mia, si gira subito. Occasione subito pericolosa per l'Inter che reagisce al gol subito. Palla per Eriksen, Lautaro Martinez, ancora Lautaro Martinez, palla per Brozovic, c'è N'Golo Kanté, cross al centro verso Lukaku, che si sdraia a terra come uno stupido. Kanté contro Johnny che è diventato di nuovo un calciatore professionista. No, Radu.
Radu, ragazzi, che non ne prende più mezza. 2-0 Lazio. Dobbiamo cercare di riprenderci al volo, ragazzi, se non vogliamo fare figura di me. Lukaku, palla per Lautaro. Lautaro. Lautaro Martinez, no! Epic, Eriksen. Mannaggia, che passaggio orribile. Va bene, 2-0, ragazzi, nel secondo tempo. Però stiamo giocando bene. Sono fiducioso di questa Inter. Potrei provare a spostare un po' più avanti i nostri, visto che dobbiamo recuperare due gol. E allora Alaba leggermente più avanti, Hakimi la stessa cosa. Dai, ragazzi, non mi fate pentire di avervi messo in campo in questo modo, dai. Ok, Christian Eriksen. Ancora Christian Eriksen, sempre lui Christian. Ci siamo, palla dietro. C'è Alaba. Ancora Alaba, cross al centro. Dai, ragazzi, è un altro piglio quello con cui siamo entrati in campo. C'è Eriksen, palla per De Vrij, Brozovic. Alaba, prova il tiro, ma niente di fatto. Ancora Alaba insiste, questo dovrebbe essere fallo. E invece no, ne siamo rimessa laterale praticamente da vicinissimo. Kanté, ancora Kanté, N'Golo, palla per Hakimi per Skriniar, quello era fallo. Lukaku si gira, Lukaku, niente. Lautaro Martinez, Brozovic, stracoscia. È un'altra Inter, però, ragazzi, non stiamo riuscendo a segnare. Dobbiamo essere più forti. Allora io provo questa mossa, ragazzi. Pinamonti, lo metto dietro le punte. Cerchiamo di essere più cattivi da tutte le parti. Allora potrei fare Lautaro PS. Ok, Pinamonti più avanti potresti stare? Sì. Ok. Eriksen, palla per Skriniar. Rigore, calcio di rigore. Dai, ragazzi, calcio di rigore. Ok, lo tira Eriksen. No, il rigorista migliore chi è dei nostri? 79, Lukaku, dai, mi fido del muflone. Palla bassa. Vai Lukaku. È Lukaku, subito Lukaku. E ci prendiamo subito il 2-1. Che è giusto così, ragazzi, è giusto così. Siamo andati benissimo. Forza ragazzi. Recuperiamo sta partita. Eriksen, Pinamonti, palla per Lukaku. Ok, Lautaro, dimmi che non è fuori gioco. Lautaro! Lauti! 2-2! Secondo me la possiamo anche vincere. 2-2, ho distrutto tutto. Lauti, il nostro Lautaro Martinez. Vabbè, ragazzi, sta formazione mi sa che potrebbe diventare ufficiale. Potrebbe essere ufficiale questa formazione, perché mi piace da tantissimo. Abbiamo recuperato una partita che sembrava distrutta. Inserendo soltanto Pinamonti avanti, abbiamo praticamente devastato la Lazio, che non sa più che pesci prendere. Dai, ragazzi, che possiamo anche vincerla. Eriksen, abbiamo forse l'ultima occasione. Gosens, vai Gosens. Cross al centro per Lukaku. No! Commentate, ragazzi, e ditemi cosa ne pensate. Cosa ha sbagliato Lukaku? È sempre il solito anche nel gioco. Sbaglia sempre le cose più cruciali. Niente, ragazzi, va bene. 2-2. Comunque, nota positiva, abbiamo trovato un modulo incredibile. 3-4-3. Fantastico, con l'inserimento di Pinamonti abbiamo praticamente dato un grandissimo assetto a questa Inter. Migliore in campo Eriksen, sono comunque contento, ragazzi. Ok, ragazzi, allora siamo quasi alla fine. Dobbiamo fare giocare Izzo perché già si preoccupa. Facciamo migliorare Radu, che deve diventare sicuramente più forte. Pinamonti comunque mi sta convincendo. Forse avremo bisogno di un attaccante un po' più dinamico, anche se effettivamente per adesso non ne stiamo trovando. Però ce l'abbiamo in casa, abbiamo Neymar. Però purtroppo non lo vorrei fare tanto giocare, dato che non entra tanto nelle piani. Ma non stiamo riuscendo a venderlo, quindi per adesso lasciamo tutto così e andiamo avanti, vediamo un po'. E io, ragazzi, farei un'altra mossa, dato che comunque non costa troppo. Riporterei Sanchez all'Inter, vediamo se l'Inter lo riscatterà. 17.30, vabbè, abbiamo un sacco di soldi, quindi lo accettiamo. Ci portiamo Sanchez, così abbiamo la certezza di avere anche un esperto in avanti, e chiuderei così il calciomercato. Veramente abbiamo un'ottima rosa, peccato per Barella che si è infortunato, però abbiamo un'ottima rosa, dai. Perfetto, ragazzi, noi fisseremo poi la live
di calciomercato per la sessione appunto invernale, quindi preparatevi. La live sarà sicuramente appunto verso dicembre, quindi qui faremo appunto una bella live e ci poi giocheremo ovviamente le partite in live che restano, quindi ovviamente rimanete sintonizzati. Ok ragazzi, abbiamo la partita con il Verona che potremmo anche simulare. Hakimi sta diventando una bestia. Potremmo anche simulare, ma perché Skriniar 92? Va bene, io direi di poterla anche simulare. Abbiamo Sanchez, abbiamo Kumbulla. Kanté ovviamente lo mettiamo fra i sostituti. Facciamo giocare un pochino anche Izzo, perché sennò mi bestemmia in turco. Ci portiamo Sanchez e ovviamente qui abbiamo tutti. Facciamo giocare un pochino Handanovic, come fa la Juventus, che un po' alterna i campioni. E simuliamo questa partita, vediamo come va. Dovremmo poter vincere senza problemi. 3-2-1, 3-0, doppietta di Eriksen e gol di Hakimi. Ottima Inter in questo frangente. UEFA Champions League. Ok, abbiamo disponibile l'ultimo allenamento, non ce l'ha fatto fare. Partita contro lo Spartak Mosca. Potremmo anche far giocare qualche altro fondamentalmente, così da dare un po' più di spazio a qualcuno, ad esempio Pinamonti, Eriksen va bene, Alaba facciamo giocare, Gosens, Hakimi io mi farei giocare Lazaro, Tonali, Vidal, Izzo facciamo riposare un po' De Frey e gli mettiamo Kumbulla ragazzi. Vediamo cosa riusciamo a fare con questa, con questo Spartak, che comunque dovrebbe essere alla nostra portata, si spera. Incrociamo le dita ragazzi, 3-2-1, 0-4, le abbiamo arati. Segna Lazaro, segna Eriksen, segna Lautaro Martinez e anche Correa che entra da subentrato, perfetto. Abbiamo la possibilità di allenare ancora i nostri, vediamo il nostro Pinamonti che sta crescendo benissimo. Dobbiamo riallenare Radu, che purtroppo non ho potuto allenare dato che è andato in nazionale, ma adesso appunto lo possiamo rifare. Abbiamo da riprenderci i punti che abbiamo perso in campionato contro la Lazio e quindi andiamo subito al sodo. E ci siamo ragazzoni, Atalanta-Inter, altra partita incredibile, Muriel, Zapata, Gomez e tanti altri. Noi gli abbiamo fregato Gosens finalmente, quindi gli abbiamo tolto una grandissima arma, anche se ancora hanno Atebur, Malinowski e tutti gli altri giovani fortissimi. Intanto Muriel, c'è Izzo che sbaglia, questo è già il primo errore che mi fa. Attenzione i colombiani che scambiano fra di loro, Malinowski, ma grandissimo Skriniar, ancora Angolo. Palla in avanti per Brozovic che la apre, una bella palla, chi è? Vastegard, c'è Hakimi, Hakimi Lamborghini, Gollini, che gran parata di Gollini, ancora cross di Eriksen, palla per Lautaro, oddio mio santissimo, quasi gol. Attenzione, Papu, Papu, ancora Vesino. Vesino che va all'Atalanta, sarebbe un acquisto abbastanza realistico. Angolo, palla per Lauti, ancora Angolo, Eriksen con caparbietà, palla per Hakimi Lamborghini che cerca di districarsi. Guardate come difende l'Atalanta, attenzione Lauti, palla per Lukaku, provata lontanissimo la palla che stava arrivando fra i piedi, attenzione Brozovic intercetta e questo è calcio di rigore. Ho parlato in turco per un attimo, calcio di rigore, ovviamente di nuovo Lukaku sempre allo stesso angolo sperando che non ce lo pari. Abbiamo capito come far calciare sempre Lukaku, che è il nostro rigorista. Lukaku, ok, una bella botta di quelle celestiali, gol! Lukaku! Il nostro bubloncino nazionale, ragazzi. Dovrebbe essere il terzo gol in Serie A. Segna il nostro Lukaku. Ragazzi, vi ricordo, se volete vedere nel prossimo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto seguitemi su Instagram o abbonatevi per apparire anche sul video. Benissimo, ragazzi, a quanti gol siamo in Serie A? 4. Già 4 gol per Lukaku in Serie A. Forza Inter, dai. Hakimi, palla per Epic, Epic, ancora Epic, Brozovic, e non ha tanti sbocchi perché non scatta in avanti. Eriksen, Christian, attenzione, bravo, torna dietro intelligentemente. Lautaro, c'è Epic, il tiro, il gol, il gol di Epic, Epic Brozovic, anche se questa è un po' la di Balabask, ma non lo facciamo un po' più sotto. Ed Epic Brozovic segna e sblocca il risultato
2-0 per l'Inter. Mamma mia, come gioca quest'Inter, ragazzi. Poca roba, poche chiacchiere. Questo è l'Inter del futuro, grande così. Brozovic, Brozovic, Brozovic. Mamma mia, epic. Come resiste Gosens? Muraglia Lukaku. Attenzione Lauti. Lauti, ancora Lauti. Bravo Lautaro. Palla per Skriniar, ancora l'Inter in avanti, Brozovic che ha giocato benissimo, ancora Brozovic, la doppietta, no, è altruista per Eriksen! 3-0! Anche lui come Brozovic! Festa della nostra Inter, l'Inter del futuro, ragazzi, è veramente eccezionale. E ancora non abbiamo provato neanche il nostro schemino nuovo, quello con tre attaccanti, potremmo anche provarlo, anzi lo provo già adesso. Facciamo uscire il più stanco, ma farei uscire Eriksen, sapete? Allora, gli piazziamo Lukaku a sinistra, Lautaro a destra, possiamo anche invertirli così calciano meglio. E poi Eriksen qui, e gli piazziamo Sanchez, ragazzi, che secondo me può fare tanto bene lì. Perfetto. Poi mettiamo bastoni e basta così, ragazzi. Così abbiamo anche un po' di freschezza dietro. Ottimo, ragazzi. Hakimi Lamborghini. Hakimi Lamborghini che cambia fascia per un attimo. Ultima azione di questo episodio, ragazzi. Hakimi Lamborghini. Mamma mia, Hakimi. Mamma mia, Hakimi. Mamma mia, Hakimi. 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 Ancora Hakimi. Arriva stanchissimo. Cross al centro verso Collini. Verso Lukaku. Vabbè, ma l'ha intercettato Collini. 3-0, ragazzi. Pratica chiusa. E l'Inter vince, Lukaku ancora in gol, mamma mia che Inter, grande Lautaro, mi è piaciuta tantissimo quest'Inter, migliore in campo, Brozovic, se lo merita. Perfetto, adesso non resta altro che allenare i nostri, quindi togliamo Pinamonti per un attimo e rimettiamo il nostro Radu fino a quando non diventa un po' più forte, lo voglio almeno 84, ragazzi, per toglierlo dall'allenamento prima di poter fare tutto benissimo. E ancora Radu, ovviamente, e cerchiamo di farlo crescere egregiamente. Ok, e facciamo allenare Esposito e anche un po' il nostro Bastoni, che secondo me ne ha bisogno, anche se non è proprio il massimo. Beh, facciamolo allenare ancora un po'. No, difesa. Ok, perfetto così. Ok, ragazzi, andiamo avanti. Abbiamo pochissime partite. Questa la possiamo simulare. Quindi simuliamo la partita con il Genoa e il Parma. E poi ci salutiamo, perché la partita con l'Atletico la vorrei giocare in un prossimo episodio. Andiamo avanti. Abbiamo fatto giocare un po' di... facciamo un po' di turnover. Meno male, 3-0, doppietta di Lazzaro e gol di Skriniar. Tanta roba, benissimo. Andiamo ancora avanti. Purtroppo non possiamo allenare nessuno. Kanté vuole giocare, ovviamente ha ragione, lo piazziamo subito in campo, perché così questa è una squadra che ovviamente non è titolare. Ok, piazziamo Kanté, piazziamo Brozovic, piazziamo anche il nostro Hakimi Lamborghini e Alaba, ragazzi, che deve fare ovviamente il suo ingresso in campo. De Vrij e Bastoni per adesso. Ok, facciamo giocare anche Radu questa partita, ottimo così. E andiamo avanti, giochiamoci, cioè simuliamo partita con il Parma, sperando che vadano bene ancora i nostri attaccanti, che non stanno segnando più tanto. 1-4, ho parlato, tripletta di Martinez, gol di Lukaku, stanno andando benissimo i nostri attaccanti. Adesso c'è la Champions League e io direi, ragazzi, di poter salutarci qui. Alleniamo per l'ultima volta i nostri giocatori. Mi raccomando, ragazzi, se volete essere stati in un prossimo episodio, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like, condividete il video e soprattutto seguitemi su Instagram, mi troverete come talcrollo.youtuber. Io saluterò alcuni di voi, ma se volete apparire nel mio video, nel mio prossimo video, come avete visto per Pietro, Carol e quant'altro, dovete abbonarvi al canale. Se volete, il costo ovviamente è irrisorio, di 0,99 centesimi. Adesso è veramente tutto, grazie di mille per la visione, ci vediamo presto, ciao da Zclaude.